Arriva finalmente il momento di Luca, che non era stato fortunato precedentemente a causa dei troppi ostacoli sul fondale. Tranquillo. Vale. Questa volta la carpa arriva a guadino, per la gioia di tutti i presenti e delle telecamere. Una cattura ottima, che riesce a strappare anche un sorriso al compassato Luca. E questo forse è il risultato migliore. Sono arrivati i pesci finalmente, eh? Ciao! Adesso andiamo a vedere che cosa sta combinando Luca Foroni, un angler che non ha bisogno di presentazione perché anche lui è un carpista della primissima ora. Ora, prima che lui lanci questo piombo in acqua, voglio sapere che terminale sta usando. Luca, raccontaci qualcosa del terminale prima di lanciare. È un terminale che può sembrare molto spartano, ma ha qualche caratteristica particolare. Il primo è la zavorra, che non è un piombo, non è il classico piombo, ma è un sasso modificato con la girella che può essere usato appunto come zavorra. La particolarità di questi sassi è, primo, chiaramente il rispetto ambientale, perché pescando con queste clip che sono costruite in modo da perdere il piombo in caso di incaglio, non si perde materiale inquinante, ma un sasso, e come possiamo vedere ne abbiamo a centinaia e centinaia. In più l'innesco è costituito da una Tiger Nut nera e da due crocchette per cani. Quindi due frolic, perché in queste acque il frolic rende molto bene. Abbiamo visto che rende molto bene. Grazie Luca. La particolarità della Tiger Nut, chiaramente, che se il frolic si dovesse sciogliere, i pesci possono comunque trovare qualcosa. Attaccare la Tiger Nut. Perfetto, adesso niente, non ci resta che vederti lanciare e aspettare che arrivi una carpa di Mequinenza. Quello che vi vado a presentare ora è un pescatore straordinario, Claude Vallette. Claude Vallette è uno degli angler che meglio di tutti conosce Mequinenza, perché qui svolge un'attività importantissima di guida ed è un riferimento per tutti coloro che vogliono pescare la carpa, il lucioperca e il siluro. Claude, io sono venuto qui a Mequinenza la prima volta 8 anni fa e mi ricordo che la pesca della carpa era poca cosa perché le carpe all'epoca erano piccole. Perché adesso le carpe sono diventate così clamorosamente grandi?
Ça, c'est la seule chose de bonne que les cormorans ont fait. Questa è l'unica cosa di buono che i cormorani hanno fatto. Come dicevi giustamente tu, negli anni passati c'era una grossa varietà di carpe di taglia ridotta. Poi è arrivato un super predatore, come i cormorani, che non hanno nulla a che vedere con questo posto. Il cormorano è un predatore sensazionale e ha colpito subito i pesci più piccoli. Automaticamente il numero di carpe è andato diminuendo, per cui la stessa quantità di alimentazione naturale disponibile è stata divisa tra molto meno pesce. Oggi abbiamo molte meno carpe, ma di taglia assai più interessante. Claude, qual è il record, la carpa più grande pescata qui a Mequinenza che tu sappia, col carp fishing, con la tecnica del carp fishing? Un record sérieux? Un peso certo e che posso garantire al di là di tutte le chiacchiere da pescatori è 22 kg. Sûr, ça c'est certain. Ma questo mi lascia capire che se le carpe stanno crescendo così velocemente, anno dopo anno, si può arrivare a chissà cosa. Quello che è successo ieri, del vento, della noce, del siluro grande. Vai. Ok. Vai. Quiere che hablar? Puedes hablar? Sì. Hermes, è entrato in azione Hermes, finalmente. È la mattina del terzo giorno. Dopo una nottata infame, anzi, più che una nottata, una mattinata infame in cui carpe siluri ci hanno fatto diventare matti, sta ricominciando a succedere qualcosa, speriamo che vada in porto. Gelato. È bella Hermes? Buona. Bene. Questa mattina presto al buio abbiamo perso alcune carpe, probabilmente anche dei siluri perché ci sono degli alberi sommersi a circa 30 metri da qua. Chiaramente hanno subito trovato rifugio e se non si riesce a evitare, se non si riesce a tenerli lontani, non c'è quasi speranza di uscirne indenni. Infatti purtroppo per me e Andrea la mattinata è stata tragica, detto con ironia ovviamente, perché su 5 pesci 5 sono rimasti in acqua e nessuno è venuto a trovare il nostro guadino. Adesso, incrociando le dita, Hermes, la facciamo lavorare tranquillamente e speriamo che questa carpa arrivi in diretta a farci felici tutti quanti. Una regina un po' deforme direi, però è un gran bel pesce. Un gran bel pesce. Hermes, attenzione ora, si sta comportando. Andrea, piegati, vai giù. Oh là, yeah! L'endinite italiano ha colpito ancora! Bella, una carpa deforme! Bellissima! Beh, dai! Almeno lui l'ha presa, noi abbiamo preso niente. Questo è un pesce che è stato massacrato quando era piccola. Veramente massacrato, guarda, qui si vedono ancora le strisciate della bocca, dei denti. Sì, eccolo qua, bravo Andrea. Guarda. No, è proprio dentata, così, guarda. Bellissimo. Conferenza della bocca. Sì.
La mattina del quarto giorno ha premiato nel migliore dei modi la costanza di Andrea con una doppia cattura di un bel siluro di circa 25 kg e di una carpa da 12 kg, entrambi caduti su doppio frolic. Un premio per la bravura di questo eccellente angler che conosce a fondo queste acque ed è stato sin dal primo momento prodigo di consigli e suggerimenti che spesso si sono rivelati vincenti. Roberto ha fatto una precisa scelta tecnica in questa sessione, affidandosi sempre ad una retina di PVA caricata con Boilies e Frolic, su cui avvolgeva un finale da 25 libbre su una base da 45 libbre. Il D-Rig utilizzato da Roberto, la cui tecnica di costruzione è nel capitolo dedicato, è stato ideato da Mauro Pitorri, proprio durante la sessione di Cantalice. La scelta dell'innesco è invece caduta su doppie boilies affondanti, visto che le pop-up hanno dato risultati modesti, oppure su tripli inneschi di Frolic e doppie boilies sul lamo dell'uno. Del mattino sono state quelle che hanno portato alcune delle catture più belle. Abbiamo appena visto il siluro di Andrea e questa mattina ho avuto la fortuna di portare a riva questo esemplare meraviglioso da 18 kg esatti. Qui a Michenezza la pesca notturna non è permessa, è possibile pescare soltanto dall'alba al tramonto e la pesca al siluro invece è concessa fino a mezzanotte, quindi per coloro che volessero venire a pescare qui si sappia che è una pesca comoda perché viene praticamente esclusivamente di giorno, ma sono talmente acque ricche che le catture non mancano di giorno, come potete vedere. L'importante è avere ben chiaro che si ha a che fare con pesci di queste dimensioni, che sono tutto sommato un record meraviglioso e da sole valgono un viaggio in questo posto stupendo. È stata una stagione di pesca memorabile. In questo DVD abbiamo visto una serie di pesci bellissimi e questa non poteva essere la conclusione migliore. Per me è la fine della sessione e anche la fine del DVD. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano in questa stagione di pesca. In particolare gli amici qui del Bavarian Guiding Service, Jürgen e Markus Steger, che sono stati degli ospiti eccezionali e ci hanno messo a disposizione tutte le loro stupende strutture
per poter vivere una sessione di pesca entusiasmante che mi auguro anche voi possiate vivere prossimamente. Desidero anche ringraziare veramente di tutto cuore Antonio e Susanna della produzione AS, che sono stati coloro che hanno permesso queste riprese, ci hanno seguito in tutte le posizioni anche in condizioni meteorologiche veramente molto difficili. Il mio ringraziamento finale va a Claude Vallette, che è stato il nostro compagno di pesca e un nostro amico di vecchia data, e lui che ha scelto la zona di pesca, ha preparato i settori e ci ha permesso di trascorrere delle giornate meravigliose, non solo all'insegna della pesca, ma all'insegna dell'amicizia e dello stare bene insieme. Amici, io vi ringrazio della vostra attenzione da parte mia, di Hermes, Andrea, Luca, Stefano e tutti gli angler che avete visto in queste riprese, quindi anche Mauro e Pino per quanto riguarda la parte di Cantalice. L'augurio di poter vivere, come abbiamo fatto noi, anche per voi, una esperienza di pesca altrettanto entusiasmante. E la prossima volta chissà che i siluri che abbiamo preso qui a Mequinenza diventino l'obiettivo dei nostri prossimi filmati. Ciao, arrivederci. Allí. Sí. ¿Qué cosa? Andrea. Oh. Abbiamo perso l'ennesimo pesce. E come facciamo? Come si fa ad essere ottimisti? Bip. Cari amici, buongiorno. Siamo su una delle bellissime spiagge di Viareggio, non tanto a parlare di surfcasting quanto a parlare di tecnica di lancio, che è una delle domande, uno degli argomenti più dibattuti e su quali riceviamo il maggior numero di richieste e di delucidazioni. Per cercare di parlare di lancio, prima di parlare di lancio, dobbiamo capire qualche cosina in più riguardo alle canne che andiamo a utilizzare, e partiremo proprio dalle canne per iniziare la nostra chiacchierata. Per parlare di lancio dobbiamo quindi conoscere a fondo canna e mulinello per operare delle scelte e acquistare il prodotto che si addice alle nostre aspettative. Il mulinello è fondamentale, in questo caso abbiamo un mulinello destinato a una pesca media-lunga distanza, caricato con un filo dello 0,35, molto visibile fondamentalmente per ragioni di ripresa. Si noti come vi siano una decina di giri di shock leader addizionale da 45 libbre, fondamentale sia quando ci esercitiamo a lanciare che quando siamo in pesca vera e propria. La canna, placca portamulinello di tipo classico, molto affidabile, canna ad azione parabolico progressiva, perché queste sono le canne di ieri, di oggi e sicuramente anche di domani, ad elevata conicità, quindi che partono con un manico abbastanza largo di diametro per poi concludersi verso il cimino, gradualmente restringendosi. Questo tipo di canna ci permette il migliore compromesso tra capacità di lancio e capacità di recupero e di combattimento della preda rispetto alle canne di tipo parabolico, che hanno dei grossi vantaggi nel recupero della preda, ma sono estremamente modeste quanto a capacità di lancio e di gittata e di precisione nel lancio. Le canne da carfishing sono mediamente in due pezzi, 3,12 e 13 piedi di lunghezza, quindi tra 3,60 e 3,90. La lunghezza è funzione della nostra corporatura, del nostro peso e della tipologia di pesca che andiamo ad affrontare. Pesca a lunga distanza, canne un pochino più lunghe, pesca a distanza marginale o ravvicinata, sono utilizzabili canne più corti. Le canne da carfishing sono ovviamente anellate, e poiché utilizziamo prevalentemente intrecciati, è importante che gli anelli siano in grado di supportare l'abrasione determinata dalle trecce. Anelli di tipo SICK, quindi carburo di silicio o pietra dura, sono in grado di operare senza nessun problema, anche nelle condizioni più difficili.
Le legature devono essere accurate, fanno capire, denotano immediatamente la qualità dell'oggetto che andiamo ad acquistare. Legature molto rifinite sono ovviamente qualcosa di dedicato a canne di alte prestazioni. Aspetto importantissimo su cui c'è molta curiosità è l'innesto delle canne. Questa è una canna con uno spigò. Lo spigò è il tipo di innesto che porta il manico a collegarsi col cimino. Va detto che è importantissimo, una volta chiusa la canna e serrata, che rimanga uno spazio tra le due estremità delle canne. Non è un errore di costruzione come taluni ritengono. Questo spazio è una sorta di gioco che viene concesso poiché nel tempo la parte femmina della canna, in questo caso la parte del cimino, andrà gradualmente ad aggiustarsi fino a trovare una perfetta collocazione nella parte maschio, quindi del manico. È fondamentale quindi che esista questo spazio all'interno di ogni spigò, non dovremo assolutamente operare con carta vetro come abbiamo visto fare da alcuni per diminuire questi spessori. L'anellatura di una canna da lancio è composta da un 6-8 anelli in progressione partendo da un primo anello abbastanza generoso di diametro, mediamente un misura 40 in taluni casi, 6-8 anelli in progressione, e se gli anelli centrali non sono fondamentali, molto importante è l'anello di punta, poiché su di esso vanno a scaricarsi gran parte degli sforzi della nostra azione di lancio e di recupero. Immaginiamo un recupero da grandissima distanza, tutta la trazione principale va a ricadere su un anello che è un particolare tecnico importantissimo. Pertanto una canna di alta qualità deve avere un apicale, un tip ring particolarmente generoso nelle dimensioni e di elevatissima qualità. Assai più importante il tip ring di tutta la rimanente serie degli anelli. Il test di curvatura è l'aspetto tecnico che differenzia i vari tipi di canna che utilizziamo nel curve fishing. È espresso in libbre. Si calcola in un modo estremamente empirico. Si cerca di individuare il peso, la quantità di peso che porta una flessione di 90 gradi della canna stessa. Ora sto utilizzando un cimino da leggering per cercare di semplificare il discorso. La misurazione del test di curvatura avviene applicando un peso sul cimino, gradualmente fino a flettere la canna e portarla a 90 gradi, considerando le tangenti tra la parte della punta della canna e il manico, indicativamente come abbiamo ottenuto. Ebbene, il peso espresso in libre che abbiamo individuato e che causa la flessione di 90 gradi è esattamente il test di curvatura. Per cui abbiamo una suddivisione generica di canne da corto o medio raggio tra 2,5 libbre e 2,75 libbre, lungo raggio, long range, da 2,75 fino a 3,5 libbre. Oltre le 3,5 libbre sono canne di difficile e raro impiego nel curve fishing anche in condizioni estreme. Abbiamo detto che il lancio non è una questione di forza ma una questione di coordinamento motorio. Noi vediamo tantissimi lanciatori utilizzare semplicemente la forza delle braccia per trasferire la loro forza sul piombo,